Ragazzi, ben ritrovati, blog della Mela, episodio 87. Quest'oggi riprendo il discorso per quanto riguarda Automator che ho trattato in questi miei ultimi due mini tip, come appunto ripristinarli i flussi di lavoro nel menu a tendina del clic col tasto destro per utilizzarli in maniera più veloce che lo fa con l'abbreviazione di tastiera. Andiamo precisamente comunque a vedere che ho potuto trovare corrispettivo per quanto rispettivo applicazione per tre flussi di lavoro che ho creato ancora nei miei primi video, come ad esempio la sveglia con playlist, il download delle foto o utilizzare l'iPhone come pendrive. Questa è una delle applicazioni che è ancora una delle prime, nei primi video, nei primi 10-15 video dove parlavo appunto di Automator e effettuavo le varie applicazioni. Ho trovato la rispettiva applicazione però di terze parti, i quali sono allora per la prima appunto la sveglia Alarm Tunes per il download di foto, cameras e iPhone come pendrive, l'iPhone Explorer. Iniziamo con Alarm Tunes, un'applicazione a pagamento che vi permette appunto di avere un orologio proprio, l'iPhone, l'iPod Touch si trasforma in un orologio, il quale come suoneria per la vostra sveglia sarà una canzone della vostra playlist della musica che avete all'interno del vostro dispositivo e ha la funzione di appunto scuotendo il dispositivo di avere la riproduzione casuale. Questo è Alarm Tunes, cercate nell'App Store, è comunque ricordo applicazione a pagamento. Un'altra applicazione è Cameras. È un utility che ha come interfaccia grafica simile molto a preferenze di sistema e vi permette di decidere in base al dispositivo che viene collegato sul vostro Mac quale applicazione far aprire. Vi permette anche di effettuare il download immediato delle foto, cose comunque avevamo già visto anche nell'episodio 85 per quanto riguarda Anteprima. Andiamo a vedere il sito internet, è questo qua, flexibits.com. Flexibits.bitsco.com, dove appunto richiede come requisiti sistema macOS 10.4.11 e come vedete qua questo piccolo screenshot, vedete c'è l'elenco ad esempio delle macchine fotografiche e di fianco c'è scritto l'operazione da effettuare, ovvero Open iPhoto, Open Image Capture, cioè ci sono varie possibilità da fare. Può essere utilizzato con camere digitali, iPhone e altre per, come si dice, altri dispositivi fotografici, insomma, non è macchine fotografiche e quant'altro. Insomma, vedete, molto simpatica cosa che comunque avevamo già fatto sia io qui con questa applicazione, come vedete, questa, e sia appunto come anteprima, come avevo già fatto vedere. Torniamo al Keynote, e dopodiché volevo l'ultima era iPhone Explorer che trasforma il vostro iPhone in una periferica, in una pendrive USB, che appunto vi permette di caricare i file tranquillamente, vedrete perciò l'interno del vostro iPhone con le varie cartelle di sistema. È un alpha release in continuo aggiornamento, attenzione comunque a non cancellare le cartelle di sistema o a scriverci al suo interno, il quale si comprometterebbe il funzionamento del vostro iPhone o iPod Touch. Il sito internet comunque è MyPod Apps, eccolo qua, Welcome to My iPhone Explorer, è utilizzato sia per Mac, è compatibile sia con Mac che con Windows. Comunque come vedete qua ci sono anche altre due applicazioni che avevo presentato, ovvero Pod to Mac, dove appunto potete scaricare i contenuti musicali ed altro di qualsiasi iPod, e anche Pod to PC, che semplicemente questa è la versione PC, questa è la versione Mac, ma le funzionalità sono le medesime. Torniamo ancora rapidamente, vediamola al Keynote e basta. Queste erano le applicazioni che ho potuto vedere. Questo qua vi ricordo ancora il sito internet dove troverete tutti i vari mini tip, video filmati, tutto quello che vi pubblico qui tramite il Keynote. Volevo dopo rapidamente soffermarmi adesso, se non sforo, usciamo un attimino dal Keynote. Volevo un attimino soffermarmi, c'è ancora qualche minuto, per ricordarvi che fino a oggi, purtroppo non sono riuscito a fare il video prima, ma se andate a cercare oggi
nell'App Store. Vediamo insieme se, comunque, se andate a cercare oggi nell'App Store troverete poi la possibilità di scaricare gratuitamente l'applicazione a 1Password e 1Password Pro. Questo vediamo se adesso andiamo insieme nell'iTunes Store, cerchiamo 1Password. Un attimino, come vedete, quest'oggi eccolo qua. Le applicazioni 1Password e 1Password Pro fino a oggi, 30 novembre, fino a mezzanotte, possibilità di scaricare gratuitamente l'applicazione. Questa era una puntualizzazione che ho potuto vedere e che ho anche io scaricato. È un'applicazione molto interessante che vi permette, appunto, anche per chi ha già 1Password installato anche sul proprio Mac, di avere la, come si dice, perfetta sincronizzazione con appunto tra il dispositivo e il Mac, e viceversa, insomma, che anche tra Mac, se c'è un aggiornamento del Mac, trasferiti sul dispositivo. Per ultimissimo, ringrazio, ormai mi rimango sempre stupito anzi, rispondo prima a un'email di Raul. Mi chiede appunto per quanto riguarda il sito web, che mi chiede appunto se puoi utilizzare un sito gratuito Altervista o MobileBee per farti un sito a scopo commerciale. Per me non hai nessun problema, secondo me non hai alcun problema, in quanto appunto se tra virgolette sei tu capace di utilizzare o di creare il sito, non vedo perché insomma tu possa andare a utilizzare delle vie così, diciamo così, gratuite senza nessun problema. Insomma, l'importante è che quello che pubblichi o cosa non vada a compromettere o a ledere qualcosa di particolare. Comunque, secondo me puoi tranquillamente utilizzarlo senza tanti problemi. Volevo poi ringraziare tutti i 27 ultimi nuovi iscritti, veramente, che scusate se aspetto un po' così tanto ad averne un certo numero, ma non ho potuto, cioè appunto quando non ho avuto il tempo materiale in questi giorni, se cioè non solo oggi, dopo da venerdì che non avevo tempo per fare un episodio del blog. Allora ringrazio iAndry, Enrico11, Raffio Frisk, Mr. Luke DJ, Pensa Benino, Solix72, Kernel P, Gil 16, Von 7, Dedi 86, Andrea Giampi 97, Tony 1 Bell, Lollo Ferri, Padrino 15 10 88, Namberde, Fibroga, Zero 1 Lab, Giba Forever, Biffa Bruno, 3ISGI8, scusate per la pronuncia anche per quelli prima se non l'ho detto perfettamente, Santino 2338, La Posta di Cavallo, Dino 26 Ronaldo 7, Ronaldo 7, Apple Sordio 26, Giancarlo Funari, Guercio 83 e David San. Grazie mille a tutti, a voi ultimi nuovi iscritti. Se avete commenti da lasciare, domande, cose, contattatemi pure. E grazie anche a tutti gli altri. Ecco che succede, sempre il solito malanno. Qua siamo entrati addirittura anche in front row. E grazie a tutti, e anche gli altri vecchi iscritti, per seguirmi. Insomma, e vedo che vi commentate e vedete il video. Per oggi è tutto, ragazzi. Ci sentiamo al prossimo episodio. Un attimino, ciao.